Senti, dico sul serio, ok? L'ho visto con i miei occhi. Oh, ma ti credo, ragazzo, ti credo. Raccontaci, com'è andata? Coraggio. Ok, beh, lo scorso venerdì sera stavo tornando a casa dal bar e una tizia inizia ad avvicinarsi. Barcollava, capisci? All'inizio pensavo fosse ubriaca. Oh, ehi, hey. Ok, dici onestamente, quanto avevi bevuto? Credimi, mi ero solo fatto un drink. Come no? Dai, ascoltami, ok? Si è avvicinata e ho guardato meglio. Dovevi vederle gli occhi, il naso e tutta la faccia. Sembrava stesse marcendo. Sembrava un cadavere. Un cadavere che cammina, amico. Ti ricorda mia moglie. Non avevo mai visto niente del genere. Da allora non riesco a dormire. Coraggio, calmati, bello. Rilassati. Ehi, devi essere forte. Non farti prendere dal panico, ok? Forse hai ragione. Se vai nel panico vicino a quelli, ti affondano i denti nella carne. Avanti, sul più bello. Devo riposare. Adesso cosa faccio? Non c'è nessuno? Che strano. Eh? Ehi là? C'è nessuno? Cosa che non va. Staffetta! Ma gente, che succede? Stia indietro, non si avvicina! Chris. Perché tutti si preoccupano tanto? Ma che... Non sparare! Stai giù! Stai bene? Sì, penso di sì. Grazie. Ringraziami dopo. Una volta salvi. Porca troia. Thank you.
succede? Non lo so. Forse alla centrale sapranno dirci qualcosa. Sei un poliziotto? Sì, Leon Kennedy. E tu? Claire. Claire Redfield. Vivi qui? No. Cerco mio fratello. È un poliziotto. Beh, per fortuna ti ho incontrata. Ormai non so più cosa aspettarmi. Centrale di polizia è vicina. Ci diranno qualcosa. Sì, ma se fossimo rimasti soli, gli unici sopravvissuti... Qualcuno è sopravvissuto. La città è grande. Non siamo soli. Dovremmo camminare da qui. Meglio correre. Sì, buona idea. Leon, torniamo indietro. Esci ora! Non riesco! Tieniti forte! Finalmente, la centrale. Ci deve essere qualcuno. Scritto qui.
Devo trovarlo. Uscire! Aiutami! Ti prego! Dammi la mano! Ti ho preso! Dammi anche l'altra! Resisti! Sei al sicuro? Per ora. Grazie. Marvin Bran. Leon Kennedy. C'era un altro agente, io non... Alzati. Sono certo che hai fatto del tuo meglio, Leon. Qualcuno sa com'è iniziato? Non ne ho idea. Ma onestamente ti basterà sapere che non si esce vivi da qui se non si fa attenzione. Avrei dovuto cominciare la scorsa settimana, ma hanno rimandato. Se fossi arrivato prima. Ma ora sei qui, Leon. Il resto non conta. Ok, tenente. Pronto. Forse potrai uscire vivo dalla centrale. La gente che hai incontrato, Elliot, credeva di poter fuggire da questo passaggio segreto. Ma è perfetto. La porterò all'ospedale. No, io non sono una priorità ora. Tenente, io non la lascerò qui. Questo è un ordine, recluta. Devi pensare a salvarti. Verrei con te, ma ti rallenterei. Ora, prendi questo. Non posso prendere. Zitto! E non fare il mio errore. Se incontri uno di quei cosi, con la divisa o meno, tu non esitare. O li ammazzi, o scappi. Chiaro? Sì, signore. Guarda qua. Lo sapevo. Ce l'ha fatta. La conosci? Sì. Si chiama Claire. Sono arrivato con lei. Puoi raggiungere il cortile dal piano di sopra, alla est. Capito. Grazie, tenente. Subito! Ok! Claire! Che sollievo vederti! Stai bene? Quell'elicottero è spuntato sì, all'improvviso. Sono tutto intero.
Scommetto che non hai con te la chiave del cancello, vero? Purtroppo no. Ma tu stai bene? Diciamo che sopravvivo. Ottimo. Notizie di tuo fratello? No, non ancora. Claire, non arrenderti. Sono certo che lo troveremo. Diavolo. Sai che significa? Sì. Ora di cena. È meglio che tu vada. Non preoccuparti per me. Fai attenzione. Claire, devi andare. Ora. Ehi, ce la faremo. Insieme. Così va sottoterra. Bene, usciremo da qui. Tenente Brana! Marvin! Dobbiamo andare. Ehi, Marvin. La portiamo subito in ospedale. No, no, io... penso a salvarti. Forza, l'aiuto. Vai! Senta, possiamo ancora uscire insieme. Serve solo... Ci ho provato, Liam. Ma ora è troppo tardi. Non possiamo lasciarlo diffondere. Ora tocca a te. Adesso vai! Va bene. Non la deluderò, Marvin. Non si muove. Chi c'è? Ehi! Tutto ok? Non ti faccio male, giuro. Serve aiuto? Vieni, prendimi la mano. Dietro di te. Scusami, non ti capisco. È dietro di te. Cosa? Lui è dietro di te. Chi? Cos'è, uno scherzo? Ragazzina! Se n'è andato! È finita! Sul serio? Sì, promesso. Va tutto bene. Dovresti farmi scendere quella scala. Mi aiuti a trovare mia mamma? Tua mamma è qui sotto?
Penso di sì. Beh, lo spero. Sì. Ma certo. Ti aiuterò. Diavolo, serve la tessera. Cos'è, uno scherzo? Bella! Ehi! Chi sei? Sta attento! Abbassala! FBI! Mi scusi. Grazie. Per l'aiuto. Strano tu sia ancora vivo. FBI, eh? Che succede qui? Mi spiace. Informazione confidenziale. Dove va? Per il tuo bene. Smetti di fare domande e vattene da qui. E là? Ehi! Non posso crederci. Un essere umano. Ciao, umano. Sei qui da molto? Abbastanza. Siamo gli unici ancora vivi? No, no, ce ne sono altri. Ah, buona notizia, credo. Sì. A meno che non stia aiutando Irons. Irons? Il commissario Irons? È ancora qui? Chi lo sa. Spero sia finito in pasto a quelli. Che vorresti dire? È lui lo stronzo che mi ha chiuso qui. Beh, avrà avuto le sue ragioni. Ma certo. Stavo per pubblicare le sue porcherie. Penso che io avrei fatto lo stesso. Ehi, facciamo un patto. Tirami fuori e ti do questo. È l'unico modo per uscire dal parcheggio, fidati! Scusa, non posso farlo. Devo parlarne col commissario. Senti, siamo entrambi prigionieri qui. Quindi o collaboriamo e riusciamo a uscire, o... Merda, arriva! Cosa? Chi arriva? Avanti! Dai, non fare lo stronzo! Ne avrai bisogno! Tirami fuori da qui, cazzo! Oh Cristo santo. Chi va là? Sono io. Metti via quell'affare. Non so cosa sia stato. È successo in fretta. Ti ho detto di andartene. Non vorrei finire come Ben, vero? Lo conosceva? Era un informatore. Aveva dati utili alle mie indagini. Quindi non stava mentendo. Ehi, non può continuare ad andarsene. Non so neanche il suo nome. Mi chiamo Leon Kennedy. Trova come uscire. Leon, c'è poco tempo. Poi parleremo. Mi chiamo Ada. Vale ancora il patto? Eh? Sì, ma questo non spiega le voci che riguardano l'orfanotrofio. Era davvero troppo strano che la Umbrella comparisse tra i donatori.
Mi avevi detto che l'intervista era sulle borse di studio della Umbrella. Dai, Annette, a chi credi che importi? Vogliono sapere del virus G e di quella cazzo di voragine che si è aperta in città. Girano voci che vada dritta al tuo laboratorio sotterraneo. Allora, laboratorio. Hai intenzione di dirmi tutto oppure vuoi continuare a fare la mia... Stronza. Vieni. Forza. Guarda là! Ci serve una tessera. Forza. Dai, aiutami. Sicura, si esca di qua. Mamma mi ha portata qui l'altra volta. Sherry? Ti ho cercato ovunque, Sherry. Sei una bimba coraggiosa per andartene in giro da sola di notte. A terra, mani dietro la testa. Ma stai scherzando? Ho detto a terra. Ora. Sherry, legale i polsi. Perché fa questo? Zitta. Legala. Va bene. O la leghi subito o lei muore. Che vuole fare? Per prima cosa proteggo la bimba. Shell, vieni. Che intenzioni ha? Non sono cazzi tuoi. Se le fai del male, giuro, mio fratello è uno star, se ti... Sherry, vieni qui. Come ti chiami? Come cazzo ti chiami? Claire! Sherry, o vieni qui ora, o dici addio a Claire. Ok, ok, va bene. Ma solo se mi porta dalla mamma. Assolutamente. Non ascoltarlo. Dice cazzate. Lo prego, basta farle male. Non provare a darmi degli ordini. Basta. Mi lasci andare. Mi lasci andare. Sei proprio una bambina maleducata, ma rimedieremo. Oh sì, vedrai. Mi lasci andare. Mi lasci andare. Ti prenderò, bastardo. Resisti, Sherry. Sono stanca. È la seconda volta che ti salvo. Non pensavo tenessi il conto. Ehi, questo non è un gioco. Non posso andarci. Ma qui non muore niente. Hai con te la tessera? Sì, è questo. Speravo potesse spiegarmi. Forse. Prima lo sento. Andiamoci. Pronto? Eccoti qui, Claire. Abbiamo un affare in sospeso. Di cosa parli? Piantala di farmi perdere tempo! Portami il ciondolo, o Sherry morirà!
Il ciondolo. A cosa ti serve? Vuoi che la piccola muoia? Va bene. Dove sei? All'orfanotrofio. L'orfanotrofio? E dov'è? È qui vicino. Lo troverai. Sherry, sta bene? Per ora. Bastardo, se ne fai del male! Stupida mocciosa. Se solo non lo avessi fatto cadere, ti avrei lasciata andare. Non temere, Sherry. Presto sarà tutto finito. Ci sarà un modo per uscire. Che fai, Sherry? Ti avevo detto di stare buona. Devi ubbidire agli adulti. Mi lasci stare! La prego! Ora dovrò punirti. Brutta mocciosa! Pagherai per questo! Stronzetta! Vieni di nuovo, Sherry. Adesso basta giocare. Ora sei nei guai. Mi lasci! È colpa tua! Cosa? Ci hai messo troppo tempo! Che è successo? Oddio! Maledetta William! Oh mio Dio! Sherry! Sherry, dove sei? Claire! Sherry! Arrivo subito! Voglio solo passare. La prego di abbassare l'arma. Stai zitto. Adesso ti giri e torni indietro. A sua figlia servono cure. Non dirmi come trattare mia figlia. Buttala. No! Aspetta! Spostati. L'ha eliminata prima che si trasformi. Eliminata? È la mia bambina, cazzo! Ada, lasciamo stare. Emma! Tesoro, ti ho detto di stare dentro!
Vai qui. Sono qui. Ok? Quelle cazzo di cose là fuori. Guardate che hanno fatto. Sei un poliziotto. Dovresti sapere perché, come diavolo è potuto succedere. Era il nostro angioletto. Mamma dorme, tesoro. Ok? E ora farai nanna anche tu, ok? Emma? Andate via! Lasciateci in pace! Senta, va bene tenere all'oscuro me, ma perché lui? Voglio scoprire che succede qui e fermare chi c'è dietro. Aiutare persone così, per questo sono entrato in polizia. Io devo fermare l'operazione dell'Umbrella. Potremmo morire. Voglio salvare questa città. Io ci sto. Sicura che sia di qua? Così pare. Aspetti. Piaciuto, eh? Alligatore del cazzo. Leon, di qua! Cosa diavolo? Muoviti a salire! Ti avevo avvisato. Aveva detto che il virus trasforma le persone in mostri, non i rettili. Touché. Sono sorpresa tu sia ancora in te. Non riesco a capire. L'Umbrella, a chi vende mostri del genere? Al nostro esercito? Ad altri stati? Non vendono mostri, vendono i virus che li creano. E Annette li sa realizzare. E quella donna è molto più pericolosa di quell'alligatore. Svegliati. Svegliati. Apri gli occhi. Stai ferma. Beh, non sei infetta. Cherry. Dov'è Cherry? Cherry sta bene. Conosce Cherry? Davvero una forza incredibile. Che le è successo? Bisogna valutare la situazione. Chi è lei? Io sono Claire. Non l'avevo previsto. Mi scusi. Dov'è Cherry? Ehi! Cosa? Oh, dov'è? Annette, dimmi, che è successo, William?
Non lo so. Chi è la creatura che ha causato questo? Cosa? Mi aiuta a trovare Sherry. Sembra si evolva più velocemente del previsto. Adesso dove va? Senti, non ho tempo per rispondere alle tue domande. È tutto sotto controllo. Io devo trovare Sherry. Mia figlia non è un tuo problema. Dove diavolo? Sherry, te l'ho detto, non posso andare se non finisco il mio lavoro. È quello che dici sempre. Sherry, perché non sei rimasta a casa? Eri al sicuro lì. Ehi, Sherry! Avevo paura. Quei mostri erano ovunque. Bisogna chiamare la polizia. Come ti abbiamo insegnato? L'ho fatto, ma non è arrivata. E tu non rispondevi al telefono, quindi... Sherry, io non ho tempo per questo. Oh no. Sherry! Sherry, arrivo! Sherry! La mamma è qui! Sherry! Sherry, puoi sentirmi? Oh no! Sherry! Claire! Sherry, stai bene? Facendo? Provo a salvarla. Ha l'embrione impiantato. Non può essere salvata. Mi prende per il culo. È sua madre. Venga subito qui! Tu non puoi capire. William è ancora là fuori e se non riesco a fermarlo... E va bene, farò da sola! Aspetta! Aspetta! Posso curarla? Nel laboratorio. Non è lontano. Mamma. Non c'è più tempo. Riguarda milioni di vite. Sherry, mamma ti vuole bene. Addio. Ma stiamo scherzando. Sherry, tranquilla, farò tutto il possibile, ok? Perché lo stai facendo? Perché tengo a te. Grazie, Claire. Tieni duro, Sherry, ok? Andrà tutto bene. Ehi! Tutto bene? La tua giacca è così calda. È di mio fratello. Mi ha detto che porta fortuna. Come avrei fatto senza di te? Mi prendi in giro. Te la stavi cavando alla grande. Poi sono arrivata io a metterti nei guai. Tieni, questo è tuo. Non lo voglio. Perché? Che dici? È bello. Me l'ha regalato mamma. Per il mio compleanno. Volevo solo che fosse a casa più spesso. So che pensi che a tua mamma non importi, ma... Ehi, Sherry, dai.
tieni duro, ok? Siamo in arrivo al nesto. Tranquilla, ci sono io. Resisti. Ok. Riposati. Ok. Vediamo. Qui dovrei trovare qualcosa. Agente antivirale. È questo, non c'è alcun dubbio. Ehi! Ehi, Sherry! Devo andare. Tu aspettami qui, ok? Io torno subito. Promesso. È di sicuro opera di me. Ferma, dove sei? Annette Burke. Stava cercando lei? Non c'è più tempo. Devo sbarazzarmene. Siamo qui per il virus G. Puoi scordartelo. L'avverto, dottoressa. Ah, sì? Ehi! Ferma! Non avete mai il virus G! Non sembra la tipica scienziata. Leon! Non pensi a me. Lei vada. La fermi prima che scappi. Sono fuori dalla struttura. Insegua Annette. Se non ce l'ha lei, sarà nel nest. Una volta preso, ordinerò l'estrazione. Basta! Giocare a nascondino! E va bene. Cambiamo gioco. Dimmi, tuo marito è ancora vivo? O l'hai ucciso per prenderti il merito del giro? Teoria interessante. Se non collabori, otterrò un campione dal nest. Non finché sarò vivo. Dov'è Leon quando serve? Ada. Ada. Diavolo. Quel rumore non mi piace. Quasi fatto preoccupare.
Non riesco a toglierlo. Non so se dovrei. Fallo, non posso camminare così. Ok, farà male. Aspetta. Faccio da sola. Sta tranquilla, ok? Bene, che facciamo ora? Vattene da qui, finché sei in tempo. Non ti lascio qui da sola, non così. Tu non capisci. È peggio di quanto pensassi. Non ti libererai di me. Mi hai salvato. Ora è il mio turno. Non pensavo tenessi il conto. Appoggiati a me. Non allargarti. Ok, io volevo aiutarti. Fa' attenzione. Vuoi aiutare? Dobbiamo andare al Nest. Il Nest? Il laboratorio, sotto di noi. Ne parlava Annette. I campioni del virus sono lì. Te la senti? Non credo di avere altri impegni. Avanti. C'è del lavoro da fare. Sì, signora. Diavolo. Oh. Guarda un po'. Ok. E vai. Trovato. Sai che penso? Non vedo l'ora che l'FBI mandi in galera tutti quei bastardi dell'Umbrella. Anch'io, ma sia chiaro. Questo non è di tua competenza. È un caso federale. Ottenuto il virus G, io me ne andrò. Ehi, Leon. Ti fidi di me? E tu di me? Pensaci. A quest'ora saresti morto. Già. Ho voluto fidarmi di te e ho fatto bene. Se mi porti il virus G, ti assicuro che non ci sarà mai più un'altra Raccoon City. Ada, l'hai detto anche tu. È un caso federale, non ho l'autorità. Ascoltami. Da sola non ce la faccio. Sei l'unica speranza che ho per chiudere il caso. Non ti posso abbandonare. Se ti attaccassero, se avessi bisogno... Ce la farò. Non preoccuparti. Voglio andare fino in fondo. E voglio vederti di nuovo. Ho voglia di vivere, credimi. Siamo in arrivo al Nest. Vai. Su, non abbiamo altro tempo. Ti servirà. Ok. Leon, conto su di te. Lo so. Beh, è facile. Lo hai chiamato William. Perché? Perché è finita così? È soltanto colpa della Umbrella? Sei una di loro.
E non sei coinvolta in tutto questo? Sì. Ma tutto questo non sarebbe dovuto accadere. Allora raccontami. Fin dall'inizio. Non lo avrete così facilmente. Mio Dio, William, che cosa hai fatto? Tu hai creato questo mostro. Abbiamo creato il virus, ma non immaginavamo. Non trovare scuse inutili. Sei tu. Male cane, fidati. Senti, riguardo a prima, non so se credi. Promettimi che distruggerai il campione del G. No, è una prova. Ci penserà l'FBI. Ti fidi di quella stronza? Che cosa vorresti dire? Lei non è dell'FBI. È una mercenaria. Lo vuole vendere. Il virus G andrà al miglior offerente. No, stronzate! Spero sia così! Ma se il virus finisse nelle mani sbagliate, non... Sta male. Annette. Shelly. Come ti senti? Sto bene. Tu invece ti senti male? Mamma! Ehi. Devo vedere lo schermo. Oh, grazie a Dio. Sherry se la caverà. Sarà debole per un po', però... Sì. È guarita dal virus G. Hai sentito? Attaccata dal mostro. Non preoccuparti per me. Porta mia figlia al sicuro. Scusami, Sherry, per tutto quanto. La tua vita è più importante. Non possiamo lasciarla qui. Sì, hai ragione. Attenzione, rilevata rimozione non autorizzata di un virus di livello 4. Avvio isolamento strutturale.
Che succede? È iniziata l'autodistruzione. Si attiva se il virus esce dall'edificio. Ti prego, salva mio figlio. No! Cherry, devi salutare la mamma. Avanti, dobbiamo andare. Ti prego, Cherry. Ascolta. Ti voleva bene, sai? Ma ora dobbiamo andare. Forza. Avevi ragione sulla giacca. Sono fortunata ad averti. Ascolta, ne parliamo più tardi. Dobbiamo andare. Forza. Stavo giusto pensando a te. E io a te. Mi stavo preoccupando. Siamo una bella squadra. Ma ho una domanda. La via è libera. Ti prego, dimmi che ce l'hai. Oh, ma certo. Controllo se ha il campione giusto e possiamo andare. Sì, ma prima. Ho incontrato Annette. Dice che non sei dell'FBI. No, Leon. Perché non vuoi darmi il campione? Ho provato. E credevo di potermi fidare. Mi dispiace. Speravo davvero non finisse così. Allora è vero. Ero solo una pedina per te. Faccio solo il mio lavoro. E io il mio. Abbassa quella cazzo di arma! Sei in arresto. Dammi subito il campione, Leon. O ti farai male. Sparami allora, se ne sei capace. Buona fortuna, Leon. No! Il treno. Tu non muoverti da qui, ok? Va bene. Non mi muovo da qui. Brava. Sta attenta. Certamente. Chi è? Ok. Bene. Ci siamo. Ok, sembra funzionare. Claire! Cosa? Claire! Eh?
Leon! Leon! Sei qui anche tu? Sì, ma sta per crollare tutto. Senti, devi andartene, in fretta. Lo so, c'è una via d'uscita. Credo ce la possiamo fare. Dove sei ora? Claire, ci sei ancora? Leon, scusa, non ti sento. Non preoccuparti per me. Mettiti in salvo. Leon, Leon! Tutto ok, sono qui. Ora ce ne andiamo. La prima cosa che farai una volta fuori da qui? Voglio vedere casa tua. Bene. Perché a me serve una doccia. Sì. Davvero? Così tanto? Già. Claire! Leon! Che bello rivederti! Te l'ho detto che ce l'avremmo fatta. È vero. Lei chi è? Lei è... E Sherry. Ciao. Cristo. Cos'è stato? Non lo so. Rimani qui, Sherry. Vado a controllare. Spero ti piaccia il piombo, perché ne ho un bel po'. Come cazzo fai ad essere ancora vivo? Hey!
Quindi voi due siete fidanzati? No, siamo... ci siamo conosciuti solo ieri sera. Sì, decisamente la serata che non ti aspetti. Già, puoi dirlo forte. Ehi, forse lui può darci un passaggio. E se si fosse diffuso? Resta con Sherry. Vieni. Avete appena ascoltato Live Another Day dei The Grey. Che simpatico. Quindi, è finita? Non lo so. Se fosse altrove, noi ci saremo. Ad ogni costo. Già, io sono con te, Leon. Finché siamo uniti, andrà bene. Forza. Ehi, perché non mi adottate? Adottarti? Prenderemo un cucciolo. Un cucciolo? E un pappagallo. Pappagallo? Bene. Ho sempre voluto un animale, ma mamma era contraria. Ok. Il prossimo brano di oggi è uno di quelli che vi farà venire la pelle d'oca.